Voglio gelare, andavo con mio padre al Salone Margherita e che va a vedere tutte queste ballerine, sa, con questi vestiti in cuore, sti cosi di capelli e tutti coscia fuori. Fantasticavo pure in coppa sta passerella e si vestuta femmina. E la coppa capette la mia natura, perché non si trattava che io volevo fare l'attore, ma perché io volevo vestire la femmina. Uè, ma essa niente, non voleva, non voleva per femmina. E come si incazzava quando venivano i cuginetti via a casa e volevano che io giocavo a pallone. Io mi chiudevo in da cameretta con le mie cuginette e truccavo, le pettinavo, giocavamo alle sfilate. Alla fine riuscite alla spuntata e mi iscrivete alla scuola di danza. Fui preso, ero molto dolce, occhi azzurri, ma già passavo per fumarella. Ma nel vedere quei ragazzi con loro parlare più delicati di me e più femminile di me e tutti quegli esercizi alla sbarra che saltavano la grazia del loro corpo, mi venne panica e me ne scappai perché pensavo che la mamma avesse potuto inguaiare e mamma mi avesse accisa. Così ho rinunciato all'amore della mia vita, perché il sangue si mazzica, non si sputa. E tu? Non sputo sangue. E rinunciato a ballare. Solo a che l'ho rinunciata? La vita mia è stata tutta una rinuncia. Che aveva fa? Quando mia sorella tornava a casa, perché diceva che in tuo paese si sfutteva. Lì, guarda, sta passando la sorigena, fumanella. E si chiagneva, perché non voleva che era così. Io volessi accidere. E volesse mandare a fanculo, ma non lo posso fare, perché tu sei così. Amore odia amore. Quanti volte mi ha pigliato in casa? Me l'ha giornata, biancheria, mobilia, tendine, divano, cuscini. Ma dopo 6-7 mesi, o voleva sapere mio fratello, avevo qua qualcheduno. Se ho stato mamma, la fai morire. Ma ora veniva a casa, o la mamma andava a cercare più. Mi ha curto la tua cuore, perché pensavo che era sera mattina, ma aveva venuto tutto cosa per 4 soldi e dovevo tornare da lei. Eppure, mi avesse fatto mai una carezza, mi avesse mai dato un vaso, e se io qualche volta le andavo un poco vicino. Ma che vuoi? Maronna, mi avesse fatto mai una carezza. Ma avessi mai dato un vaso, che carattere è merda che tiene. E i figli si accarezzano quando dormono. Io ti vengo a passare in tuo suolo. Una vita sana mi hai condizionata. E penso sempre che un grippetto mio, non dice mai che son chi. Tu perché te fai con quello che ti porta in coppa alla strada? Se pensi che io mi scendo lo suono e mi metto a famore con una bella vagliona. Andavano da mia sorella. Ma voglio mettere a famore con tuo fratello. Perché era un bel vaglione. E faticava lì da fare. Perché io sto dolore a mamma. Non ce l'ho mai dato. Non l'ho fatto mai capire niente. Ma quando muretto. Con lei moriva Antonio Coppola, donna finalmente, ma per il mondo era sempre Antonio Coppola. E quando andava a rinnovare i documenti, che succedeva? Sempre la solita storia. Signora, qua c'è scritto Antonio Coppola, ci vuole suo marito. Antonio Coppola sono io. Ah, ho capito. Alla Cassa Mutua, per la visita, mi mandava un reparto donna. E nell'attesa si parlava per passare il tempo. Mi chiedevano, signora, avete dei figli? Avete un marito? Io parlavo con loro perché mi sentivo a mio agio. Ma fino a quando? Antonio Coppola, potete entrare. Neom. È un equilullo. A pronto soccorso per un male appendicite. Mio padre e mia madre mi portarono di corso. Uno loro non ci faceva manco a parlare. Quando arrivai il dottore chiese a mia madre. Signora, ma sua figlia le regole gli vengono puntuali. Dottore, veramente, mia figlia è un trance.
Il pronto soccorso si mise in agitazione. E moro metti in macchina. Tanto per i documenti sta scritto Giuseppe Russo. Ma non ho potuto mettere le ove parte maschile. Ma manca anche il femminile, Nessuno. Non era nessuno. Una volta un carabiniere a mia insaputa scrisse sul foglio di via. Scandalo. 3 anni dopo, mentre stavo andando a trovare i miei, mi fermarono un posto di blocco. Documenti? Tenete qualcosa in pendenza? No, solo fogli di via. Ma a casa centrale mi dice che voi tenete comandate i catture. Riccio, ti la fa 10 ore. Mi portarono in carcere. Mi fecero spogliare davanti a tanti poliziotti. Chi smirciava, chi rideva, chi mi sfutteva. Mi fecero fare delle flessioni e vestirmi con la divisa del carcere, perché non poteva stare su da fermo. Mi richiusero in una cella di isolamento, un'appestato. Parevo proprio un'appestato. L'ora d'aria dovevo farla prima di tutti gli altri, sempre con 10 poliziotti intorno. Una volta talmente che facevo che avermi la maglietta a quello per pigliare pochi soldi. Poi, a te rivestiti. Scusate, mi state trattando da voi. Sul documento sono nuovo. Perché non mi faccio la maglietta a quello? Quando mia madre veniva a farmi il colloquio, doveva aspettare prima che la sala si liberasse. Veniva in 9 mattina che la poverella se ne aveva 5 pomeriggio. Da allora decisi di non uscire più dalla cella. Di restare chiusa fino alla fine. Ma notte non riuscivo a dormire. Mi sentivo scipazzo. Il dottore mi portava le gocce per farmi calmare i nervi. Ma mentre nelle altre camerate scendeva il silenzio, per me cominciava la tortura. Uè, oh fumonello, stacca, oi! Fammi vedere, sei stato! Fammi vedere pure a me. Era diventata pazziella allora. Loro con me, dicullo! Uè, ma faccio mai contato il patrono militare? No, 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 fammi divertirmi, sarà bello, avrei che trappo, parla e fammi divertire. Sì, sì, Gesù, fammi divertirmi un po'. Ecco, faccio contato. Uè, uè, ya, ma ora me ne state facendo, ma posso fare su da impazzire? Stiamo pazziati, non va ricordato quando avrei 7 cara pizzerilla dove piace di fumare nata. Oh. Combinazione, un mese e mezzo. Era dicembre. E dovevo fare il marinaio. Ma domandando Ruzzo, ho soldato e non lo volevo fare più. Perché? E Gesù, perché non volevo nemmeno che arrivasse a casa con c'è di scritto omosessuale. E mi studiava, mi cervellava. E pensai che le capiva fame. Che fascista. E come infatti? A spesa mi. Partetto di un prima. Muove non bella, non ti cazzo. E sapessimo come mi presentai. Ma facetto un pezzo di capi la carre. Tutti e ponda all'inzù. Rosso mogano. Una pezza di borzo la sciacca. E una rivista di moto sotto il braccio. Uno spolverino nero lucido finender con un pezzo di spaccaretta, un calzone rosso cardinale e una maglietta a collo alto. Che sicca. Uè uè, però come ti fa? Ma pareva una manchegna. Le vale. Gelosa. E tutto via a caserma. Prego signorina. Natale signorina. Io sono venuto a capo per servizio di leva. Ah, non si muova di qua. Facciamo colonnello.